Oggi vorrei farvi riflettere su una bella poesia del poeta Giuseppe Ungaretti, morto a Milano nel 1970. Lui ci ha lasciato una commovente poesia dedicata alla mamma, ma questa poesia si applica perfettamente alla Madonna, che è la regina delle mamme. Cosa scrive il poeta? Il poeta immagina il momento della morte come un grosso battito del cuore, un colpo che fa cadere una parete. Al di là della parete si vede l'eternità. E il poeta immagina che in quel momento, immediatamente, il pensiero va verso la mamma e cerca la mamma e subito la vede, la trova. Ma la mamma non guarda verso il figlio, la mamma guarda verso il Signore. E soltanto quando ha letto negli occhi di Dio la certezza del perdono per il figlio, allora si rivolge al figlio e lo abbraccia. Quanto è bella questa poesia. Dice così: e il cuore, quando di un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per godurmi madre fino al Signore, come una volta mi darai la mano in ginocchio, decisa, tu sarai una statua di fronte all'Eterno. Come già ti vedevo quando eri ancora in vita, alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirassi dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato, ti verrà il desiderio di guardarmi e ricorderai di avermi tanto attesa e avrai negli occhi un rapido respiro. Quanto è bella questa immagine dell'eternità. Ebbene, io credo che tutti possiamo immaginare così l'ultimo momento della nostra vita. Uno sguardo teso verso l'eternità per scorgere il volto della mamma, perché il volto della mamma ci rassicura anche in quel momento. E accanto alla mamma noi vedremo la Madonna che ci verrà incontro e ci getteremo tra le braccia della misericordia di Dio. Pensate, Santa Teresa di Lisieux, di cui ho già parlato, morta giovanissima, 24 anni, poco prima di morire ha fatto l'ultimo appunto, che è rimasto incompleto. In questo appunto lo scrisse pochi giorni prima di morire, ormai la mano era molto debole e non riuscì a completare quello scritto, ma dice così: anche se avessi la responsabilità di tutti i peccati del mondo, io non avrei paura. Mi getterei con fiducia tra le braccia di Dio, perché Dio è qui è sospeso, perché Dio è quello che è, amore misericordioso. Quanto è bello questo pensiero di Santa Teresa. Cioè, anche se mi capitasse di avere tutti i peccati sulla coscienza, io avrei sempre fiducia in Dio, perché so quanto Dio gioisce nel perdonare, se c'è pentimento evidentemente, perché il perdono di Dio agisce soltanto, entra soltanto quando trova la feritoia, quando trova la porta aperta del pentimento. Ma questa certezza deve infonderci tanta, tanta serenità, tanta, tanta fiducia. E quindi anche il momento della morte, noi credenti, lo possiamo guardare, lo possiamo attendere con grande serenità. Se l'ho dato Gesù Cristo.